Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Jumpitech. Siamo oggi ragazzi con un video molto molto epico e particolare. Questa inquadratura è diversa perché ragazzi, perché appunto questa è una mod davvero molto molto pesante che mette a dura prova il mio computer. Io ovviamente gioco in 2K tutto ultra, anche il settaggio della mod che sto utilizzando è tutto settato su ultra. E appunto se registrassi anche la webcam direttamente dal PC verrebbe un gameplay che lagga e basta, quindi registro appunto a parte con la videocamera. Detto questo ragazzi, andiamo a vedere subito questa mod. Sicuramente questo sarà un video dove io dirò sostanzialmente sempre le stesse cose, ma sarà pieno di screenshot alla fine del video è di intramezzi video e di scene, di cinematiche all'inizio. Questo perché già le ho registrate. Come potete vedere siamo qui nel gioco e possiamo notare i dettagli incredibili. Questo penso sia al momento la mod migliore grafica mai fatta su GTA 5. Appunto stiamo parlando della Redux mod, che più che una mod è una total conversion. Forse è una delle prime total conversion di GTA 5. Perché oltre ad aggiungere... Ti senti onesto, brutto schifo? Perché oltre ad aggiungere vabbè le impostazioni grafiche e tutto, cambia le texture, che le mette ragazzi in veramente non sono né in HD né in Ultra HD né in 4K, sono in Madonna K. Quindi già solo questo è una grandissima cosa. Quindi cambia le texture, cambia tipo i nomi dei negozi, cambia tipo le livree dei furgoni. Per esempio ci sono le livree della Coca-Cola, le livree della Pepsi, ci sono le pubblicità reali. Comunque è davvero qualcosa di assurdo questa mod, davvero fatta veramente benissimo. Adesso sto facendo un giro a piedi, ma già potete veramente ammirare quanto cazzo è bella e quanto cazzo di dettaglio. Cioè purtroppo non posso farvi il comparison prima e dopo, perché appunto essendo una total conversion dovrei installare due GTA, e il che non mi è possibile perché non ho appunto GTA craccato, ma ce l'ho originale. Quindi posso avviare un GTA alla volta e quindi è impossibile fare la comparison. Dovrei riscaricare GTA. Una Porsche! Mannaggia a te, vabbè. Adesso vi faccio vedere una cosa ragazzi che mi ha veramente impressionato. Che se noi andassimo a mettere in prima persona è cioè sembra veramente un film, un qualcosa, veramente una cosa di impressionante. Una cosa che vi voglio far vedere. Intanto andiamo a rimettere l'HUD perché altrimenti non posso cambiare le armi. Cambia il suono delle armi, cambiano anche il patto dell'esplosione. Adesso facciamo esplodere per esempio questa macchina. Mettiamo in prima persona perché è tutto molto più bello in prima persona. Facciamo esplodere per esempio questa macchina e guardate l'effetto dell'esplosione che... Cioè... Porca troia quanto è... Tra l'altro ogni tanto sono un ritardato, guardo tipo la videocamera, la webcam, perché sono abituato, ma in realtà devo guardare qui, porca troia. E ovviamente adesso lo facciamo esplodere. Madonna ragazzi che figata. Ovviamente io sto giocando in 2K e il gioco mi va a circa 30 frame, non di più, e sto utilizzando anche il settings della mod ultra. Quindi è proprio il settaggio massimo che si possa impostare su questa, su questo tipo di mod. Comunque siccome qua mi sono rotto il cazzo, adesso ci spaniamo una bella macchina. Oh, ci spaniamo una bella T20. Cioè guardate il cazzo di dettaglio, cioè, io lo so, in questo video dico sempre le stesse fottute cose. Sto dicendo guardate il viale, guardate la definizione, guardate questo. Ma appunto questa mod non è da commentare, ma è da giocare. Porca troia, giocare e basta. Una cosa che vi voglio far notare sono i vari climi che ci sono. Team di Paradise per esempio, andiamo a fare così. Andiamo a mettere intanto un time che ci siamo, guardiamo di notte. Perché di notte ragazzi è qualcosa di boh. Io non ho idea di come veramente sia possibile questo dettaglio grafico, cioè, non lo concepisco veramente. È qualcosa di impressionante, non pensavo si potesse arrivare ad una grafica così su un gioco per PC, cioè porca troia ragazzi è veramente fantastico. È una mod per pochi perché è pesante, a me manda in crisi il mio i7 e la mia 980. Provatela perché ne vale veramente la pena. Cioè guardate le luci dei palazzi nello sfondo, veramente una cosa assurda, impressionante, stupenda, bellissima. Io volevo far vedere i vari climi che ci sono. Intanto ci leviamo dal cazzo tipo per strada. Ok perfetto, ci mettiamo qui. Trasanni, che è veramente quello più bello che rende del meglio di sé. Qui abbiamo il clear, il clouds con un po' di nuvole annuvolato, quello smog che è fighissimo, tipo tutto bianco perché c'è appunto lo smog che fa schifo. Poi abbiamo l'overcast, quello più bello ragazzi che è la pioggia, qualcosa di assurdo perché ora si inizia a bagnare come vedete tutto l'asfalto e si creano dei riflessi assurdi. Intanto mi sta laggando un pochetto il gioco ragazzi, lo so, mi dispiace per questo, ma sto registrando appunto a 2K per riuscire a farvi vedere bene il tutto, perché se giocassi a 1080 va tutto fluidissimo. Poi abbiamo il thunder, questo è anche assurdo ragazzi, ci sono i fulmini. Guardate, no vabbè, questo è veramente incredibile. Ci sono i fulmini che cambiano totalmente l'illuminazione di gioco, una cosa impressionante. Cioè avete appena visto quello che cazzo è successo, che non si apre un ombrello che sta piovendo. Ah, hai pure paura. Guardate, no vabbè, fantastico. Il neutral, che è neutrale, quindi è abbastanza sciallo. Comunque guardate, dopo che ha piovuto
Guardate che figata, tutti i riflessi sulla strada, qualcosa di impressionante. Poi c'è la snow che non funziona, non nevica, forse è stata rimossa con questa mod la neve. Poi la blizzard, la snow light e quella di Natale, che però appunto dovrebbe nevicare ma non nevica perché forse è stata tolta dallo sviluppatore della mod la neve. Comunque andiamo un attimino al mare, vi faccio vedere anche un po' l'acqua così in real gameplay. Intanto voi ammirate la possanza di questa mod. Poi ci innalziamo un attimino in cielo, cioè immaginatevi comunque GTA 5, tutta la mappa di GTA 5 giocata con questa mod è qualcosa di veramente epico, assurdo, terrificante, spaventoso. Bellissimo, cazzo. Porca troia. Oddio, un quad, no, per forza questo ovviamente ce lo inculiamo alla lifeguard. Adesso ci facciamo tutte le... Che cazzo vuoi? Sì, venimi a prendere. Guardate che figata, l'acqua è veramente blu. Cioè ragazzi, avete presente la mod che avevo fatto di GTA 5 con una grafica da paura? Ecco, quella mod in confronto a questa fa cagare, perché questa è la mod finale, proprio la mod epica, assurda per GTA 5. Tra l'altro ovviamente nell'esterpaie lagga molto di più, perché c'è molto più dettaglio da caricare. Ciao trenino. Ciao. Intanto... Porca troia, ragazzi, guardiamo sto cazzo di cactus. Cioè, quindi non ci sono parole. Punto, sostanzialmente questa era la mod. L'avete apprezzata sicuramente dalle cinematiche a inizio video e dagli screenshot che vi metterò fra poco. Quindi ragazzi, per questo video su GTA 5 era tutto. Spero che questa mod vi sia piaciuta. Vi lascio tutti i link del caso qua sotto in descrizione. Magari vi lascio anche uno o due screenshot scattati da me in descrizione in 2K, così potete vedere effettivamente la vera qualità di questa mod, per farvi capire che non sto dicendo minchiate. Mi raccomando ragazzi, arriviamo a 15.000 like per questa mod fantastica, veramente veramente bellissima. Complimenti allo sviluppatore che è riuscito a fare un lavoro de Cristo. Io ancora la guardo e veramente sono scioccato per la qualità che si è implementata in GTA 5 con l'introduzione di questa mod. Fatemi sapere qua sotto nei commenti ovviamente cosa ne pensate. Da Jumpitech è tutto, ciao ciao.